Buongiorno a tutti, sono Alfred73, benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo a realizzare questa piastra per saldature, per dissaldare e saldare componenti SMD. Si tratta di una piastra con una resistenza che può essere molto utile nel nostro laboratorio di elettronica. Venite con me. Anzitutto mi procuro la piastra saldante, che non è altro che una resistenza funzionante a 220 volt. È una piastra abbastanza economica, ha una potenza di circa 400 watt, una temperatura tipica di 220 gradi e massima di 260. Questa temperatura, una volta raggiunta, viene mantenuta stabile da un termostato interno alla piastra. Ha una dimensione di 12 cm x 7. Nel kit in dotazione trovate 4 calamite per bloccarla ad un supporto metallico. Oltre che per saldare e dissaldare componenti SMD, è utilissima anche per dissaldare dei diodi LED dalle relative barre di illuminazione dei televisori. Può essere utilizzata già così com'è, interponendo un interruttore sulla 220, ma poi risulta scomodo maneggiarla una volta surriscaldata. Per risolvere questo inconveniente, ho deciso di realizzare un supporto con un listello in legno da 2 cm per manovrarla più agevolmente. Una volta tagliato a misura il listello da 2 cm in 4 pezzi, vado ad applicare della colla vinilica sui lati dove realizzerò l'incollaggio. Ho scelto di realizzare la cornice in legno perché quest'ultimo risulta un buon isolante per una temperatura modesta di 260 gradi. Per fissare solidamente le giunture andrò ad utilizzare questa pistola sparachiodi ad aria compressa con chiodi senza testa da 25 mm di lunghezza. Le dimensioni finali della cornice risultante saranno di circa 20 cm per 11 cm. Per chiudere questa cornice sul fondo ed ospitare la piastra, andrò ad applicare una lastra di MDF laminato avente più o meno le stesse dimensioni, dallo spessore di 5 mm circa. Per fissarla vado a praticare i fori con questa punta con svasatura incorporata. Prima di fissare questa piastra con delle viti autofilettanti, vado a predisporre un foro da 3 mm di diametro per evitare che la vite autofilettante possa spaccare il listello in sede di avvitamento. Una volta realizzata questa piastra di appoggio, vado a testare la corretta posizione e a praticare dei fori per fissare la piastra di saldatura al mobile. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare l'iscrizione al mio canale. A questo punto mi procuro queste 4 viti e relativi dadi, lunghezza da 4 cm, necessarie a fissare la piastra saldante al suo mobile. Si tratta di viti da 3 mm di diametro e servono per distanziare la piastra riscaldata dal legno, che altrimenti si surriscalderebbe troppo. Con 4 dadi vado a fissare le viti alla base. Per fissare e distanziare la piastra al mobile vado ad inserire ulteriori 4 dadi allo stesso livello della cornice esterna. A questo punto la mia piastra può essere fissata agevolmente alla stessa altezza della cornice circostante. La presenza di questo gap tra la cornice esterna e la base di fondo permette di evitare il surriscaldamento e dissipa meglio il calore generato dalla piastra. La cornice costituisce inoltre una superficie d'appoggio per la parte che non vogliamo riscaldare. Per consentire l'ingresso del cavo della 220 vado a realizzare un'asola sul listello in legno utilizzando un disco smerigliatore di un trapano Dremel. In questi casi infatti non possiamo utilizzare della colla a caldo per il fissaggio perché si scioglierebbe alla prima accensione. Per realizzare il pannello comandi in lamiera riciclo un vecchio cartello vietato fumare che sarà tagliato a misura. Vado a tagliare il pannello con l'utilizzo di una forbice da lattoneria.
Questi lamierini infatti sono molto malleabili, facilmente tagliabili, sono ideali per realizzare pannelli elettronici. Tuttavia, una volta tagliati, le relative superfici saranno molto affilate, quindi dovrete necessariamente ammorbidirle con l'utilizzo della carta vetrata. A questo punto vado a realizzare un semplice circuito di segnalazione a LED per la 220 utilizzando semplicemente una resistenza in serie da 270 kΩ 0,5 W. Per isolare questo segnalatore connesso direttamente alla 220 vado ad inserire della guaina termorestringente su entrambi i terminali. Questa guaina termorestringente eviterà pericolosi cortocircuiti. Per effettuare un test di prova della luminosità vado a collegare questo segnalatore a due cavi della 220 e in questo caso mi raccomando di prestare la massima attenzione quando effettuate questi esperimenti. Osserviamo che la debole corrente permette comunque al LED di avere una discreta luminosità. Ma torniamo al nostro lamierino appena tagliato e a praticare i fori necessari per inserire sia il LED giallo di segnalazione che l'interruttore di commutazione rettangolare. Con il solito disco smerigliatore Dremel vado a praticare due diagonali per ospitare l'interruttore rettangolare di commutazione. Vado a piegare la lamiera per fare spazio al mio commutatore. Le alette laterali rimaste sul lamierino mi permetteranno di bloccare meglio il commutatore senza dover utilizzare della colla a caldo. A questo punto vado a praticare il foro per il LED di segnalazione, prima con una punta da 3 mm e poi con la relativa punta svastatrice fino al diametro finale del LED. Pratico dei fori da 3 mm per il fissaggio del lamierino al supporto del mobile. Dopo aver usato la punta svastatrice, il mio lamierino è pronto per essere montato sulla piastra. Per ospitare le viti autofilettanti per il legno, pratico dei fori da 2 mm per evitare di spaccare il listello in legno in sede di avvitatura delle viti autofilettanti. Bene, a questo punto posso procedere ai relativi cablaggi. Anzitutto vado a collegare il segnalatore a LED con la relativa resistenza in serie direttamente e in parallelo alla piastra saldante. In questo caso, essendo in gioco elevate temperature, non possiamo utilizzare il saldatore a stagno, ma dobbiamo realizzare dei collegamenti meccanici attraverso appositi morsetti, cosiddetti a crimpare, con l'utilizzo di apposita crimpatrice. Vado a collegare un capo della 220 a un capo della mia piastra ed a crimpare con il relativo morsetto il relativo collegamento. Vi ricordo che in descrizione potrete trovare i link delle attrezzature e dei materiali utilizzati nei miei progetti, acquistando i quali potrete contribuire a supportare il mio canale. Per quanto riguarda la connessione all'interruttore di commutazione, utilizzerò dei comunissimi connettori Faston. Quando effettuate queste connessioni è importante verificarne la solidità per evitare spiacevoli conseguenze. Una volta effettuati tutti questi collegamenti all'interruttore e al LED, possiamo andare a rimontare il nostro pannello, non prima però di aver bloccato il cavo della 220 all'interno del nostro mobile attraverso questo semplice lamierino che lo preserverà dallo scorrimento. È importante verificare in assenza dell'utilizzo di colla a caldo la solidità di tutti i collegamenti. Una volta avvitato il pannellino frontale, vado ad applicare nella parte sottostante dei feltrini di distanziamento anche per distanziare le viti di fissaggio che saranno molto calde dalla superficie di appoggio. Bene, a questo punto possiamo procedere al primo collaudo. Vado ad alimentare la mia piastra, il LED si accende correttamente.
La piastra si va lentamente riscaldando fino ad arrivare nel giro di qualche minuto ai 200 gradi previsti. Con un termometro ad infrarossi misuro una temperatura di 217 gradi e vado ad applicare un circuito SMD per la prima prova. Nel giro di qualche secondo il circuito stampato inizierà a surriscaldarsi e potremo agevolmente dissaldare anche dei piccoli transistor SMD. Attenzione però, in questa fase potete facilmente fare dei danni perché il circuito è tutto sottoposto a calore, quindi dovete stare molto attenti a maneggiare le vostre pinzette. Chiarito questo concetto, poi il nostro strumento sarà utilissimo per effettuare operazioni di riparazione con dissaldatura di componenti e risaldatura degli stessi. Questa piastra ci consentirà anche di testare i componenti elettronici anche fuori dal circuito e di riposizionarli correttamente in sede, evitandoci così l'utilizzo della pistola ad aria calda. Inoltre, questa piastra risulta indispensabile quando vogliamo dissaldare e risaldare dei LED SMD montati su dissipatori in alluminio senza danneggiarli. In questo modo sarà possibile rimuovere i LED, eventualmente anche testarli e sostituirli. E così, con una minima spesa, abbiamo un attrezzo che, sebbene non professionale, ci aiuterà senz'altro nel laboratorio per effettuare delle piccole riparazioni per tutti quei circuiti SMD monofaccia, cioè dove i componenti elettronici sono presenti su un singolo lato. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale eccetera 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 e ci vediamo la prossima volta.